Don Paolo, ci ritroviamo ancora una volta per parlare di un progetto di beneficenza, sempre per aiutare i bambini e bambine della Palestina. Sì, se ti ricordi che l'anno scorso, mi fa piacere che sia sempre presente in queste iniziative. Il nostro scopo quest'anno è proprio attraverso un mega torneo stupendo tra la nazionale italiana master di Paolo Rossi, Gio Graziani, dei campioni del mondo, con Schillaci, Dossena e tantissimi altri, Gentile, e poi le vecchie glorie dell'Hellas Verona, dello Scudetto, Gianni Fana, Nico Pezzo, Sacchetti, Domenico Volpati e tanti altri, Osvaldo Bagnoli, assieme alla rappresentativa dei magistrati d'Italia, importantissime, Leo Stara con Giovanni Galli, Lorenzo Amoruso, Ciccio Baiano, ci sarà Enrico Chiesa, tantissimi, Sandro Giacobbe, Neri Marco Re, l'attore, hanno risposto in tantissime a fare questo grande evento, raccogliere i fondi venerdì 16 maggio allo Stadio di Arezzo dalle 17 in poi, questo quadrangolare importante per raccogliere i soldi, i fondi per pagare il biglietto dell'aereo a 20 bambini della Football Academy di Padre Benfaltas, che attraverso la nostra associazione della presidenza Adriana Sigilli, ecco italiana, Oasi di Pace, collaboriamo con questo progetto Bambini Senza Confini per dargli attraverso lo sport questo viatico importante per veramente dargli questo diritto, questo particolare momento di settimana, ecco, di svago, di solidarietà qui nelle nostre famiglie a Campoluci Castelluccio, nella nostra diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro. Queste bambine, pagando questi biglietti da rivisti, verranno accolte poi dal 15 al 22 giugno qui in Toscana da noi, e sono contentissimo di questa stupenda iniziativa. Ci sarà anche la possibilità, un biglietto costa 10 euro allo stadio, dai 0 a 13 anni gratuito, dai 14 anni ai 18 il biglietto costa 5 euro. Vi aspettiamo in molti, si può anche poi contribuire non solo venendo allo stadio, ma prenotandosi attraverso di me o amici, che c'è una conferenza stampa così, ecco, attraverso la cena di beneficenza nella tenuta Villa Clerici e Bernetti, della tenuta Vitereta, che ci è stata gentilmente offerta, e la cena costerà 25 euro gli adulti, ecco, da 0 ai 13 anni 15 euro per i ragazzi, e da 14 in su sono 25 euro, con grandi campioni, con la maglia mandata dal mio amico Roberto Mancini del Galatasaray di Drogba firmata, la maglia di Toni, di Eturbe originali, per metterla all'asta, e poi con grandissimi premi che anche il gruppo Grazie alla Gori metterà a disposizione. Vi invitiamo tutti, con Roberto Vacci, Marco Carrara e gli altri giocatori, con loro siete gli altri, a correre allo stadio per dare un calcio per la vita, un sorriso a un bambino con soli 10 euro. Grazie a tutti voi. Roberto, tra l'altro hai aderito anche tu a questa iniziativa, come ha detto Don Paolo, 120 persone arriveranno per giocare al comunale, insomma una bella iniziativa. Sì, sì, bella, molto bella, veramente, guarda. È nato da Don Paolo, ma dico, ma 10 euro per vedere giocare Don Paolo sono pochi, anche la gente si stupirà. A parte gli scherzi, dite, è una cosa, visto che fa piacere, poter partecipare, dare una mano per questi bambini è una cosa che a noi veramente non costa niente. Quindi l'appello è che più gente possibile possa venire allo stadio per vedere una bella partita. Poi devo dire che ci sono veramente dei giocatori, ex giocatori importanti, quindi tutti questi ragazzi possono fare anche delle foto con dei loro campioni, quindi è una cosa molto piacevole. Marco, anche tu, insomma, sei stato coinvolto con questa iniziativa, l'entusiasmo di Don Paolo è stato contagioso. Sì, io a differenza di Robby sono stato per 3 volte in Palestina con il Don e ho vissuto direttamente nel luogo, diciamo, quelle che sono le difficoltà, le problematiche di questi ragazzi, no? Ed è per questo che vorrei sottolineare proprio che la gente deve accorrere numerosa allo stadio, il 16, perché questi ragazzi hanno veramente bisogno di aiuto. Il mondo del calcio si è stretto attorno a questo evento e non mi lascia perplesso questo, perché noi ex calciatori, i calciatori stessi, quando si tratta di solidarietà siamo sempre davanti.